possiamo iniziare. Parlavo spesso di partite sporche da vincere in qualche modo. Questa sarà una partita sporca fino a un quarto d'ora dalla fine e poi diventare una partita trionfale, perché i tre gol la fanno diventare un'altra cosa rispetto a quello che è stata per un'ora di partita. È il potere del risultato. È il potere del risultato. Tante volte siamo venuti qui a commentare un pareggio, una sconfitta che per quello che si era visto sul campo non erano meritati. Oggi raccogliamo probabilmente qualcosina in più in termini numerici, perché direi che diciamo la vittoria, penso ci sia pochi dubbi che sia meritata. Però in effetti il primo tempo eravamo un po' troppo contratti, non si è riusciti a essere continui nella nostra azione offensiva, e forse aver trovato anche il gol così troppo presto inconsciamente ci ha fatto un po' gestire la gara. E non è che abbiamo avuto grossi rischi nel primo tempo, però avevo avvisato i ragazzi alla fine del primo tempo che così avremmo rischiato di perderla, non solo di essere ripresi. Ma sono tante partite in Serie B che il primo tempo finiscono 1-0 e il secondo tempo finiscono 2-1. Spesso proprio le gare le vincono le squadre che giocano in trasferta all'interno delle settimane dove c'è le tre partite. E ci siamo, diciamo, il secondo tempo già l'atteggiamento era diverso. Poi è vero anche che Iannarilli ha fatto una grande parata su un colpo di testa e poi dopo si è riusciti con le sostituzioni a trovare il secondo gol, dopo giustamente la gara è andata in discesa, anche perché loro ovviamente a quel punto hanno subito il contraccolpo psicologico della gara. Direi che è stata una partita di Serie B dove tutte e due le squadre cercavano di essere molto pratiche, di non concedere campo all'avversario. Oltretutto eravamo anche contrapposti tatticamente, loro ci sono venuti a specchio col 3-4-1-2 a venirci a prendere tutte le nostre fonti di gioco. Sembrava un marcatore uomo. Sì, beh, se ti vuoi contrapporre al 3-5-2 devi andarci col 3-4-1-2, uomo su uomo sul play, mediani e tutto. Quindi quindi non c'era molti spazi, è una partita molto, molto tattica. Poi ovviamente, come spesso accade in questi casi, c'è l'episodio che indirizza la partita. L'episodio è stato questo gran gol di Celli, che era anche l'unico modo probabilmente per riuscire a essere pericolosi, perché nella fase difensiva trovavamo un muro di 5 persone, però sapevamo che quella poteva essere una soluzione, cioè quella del tiro da fuori per poter sbloccare la partita. In effetti poi è andata così. Questa era una settimana, quella di quest'anno, che ha saputo cambiare pelle diverse volte, no? A seconda delle circostanze, ha saputo riadattarsi, insomma, anche per dare equilibrio, quindi prima del centrocampisti, poi adesso da qualche partita c'è questo 3-5-2. Io, al di là della partita di oggi, chiaramente che magari c'erano delle circostanze particolari, al di là delle assenze, delle emergenze continue, infortuni, squalifiche che l'hanno costretta un po' anche a reinventare, però in questa fase questo schieramento che tipo di certezze in più magari riesce a dare? Beh, le certezze sono sicuramente difensive, perché in queste tre partite abbiamo subito pochissimi tiri verso la nostra porta, quindi sicuramente da un punto di vista difensivo, e a noi in queste tre partite questo interessava. Volevamo non concedere niente agli avversari, perché comunque la nostra consapevolezza è quella che noi qualcosa davanti riusciamo sempre a fare, e quindi ci interessava non creare presupposti, visto che erano tre scontri diretti, per poter dar vantaggio ai nostri avversari, a rischio anche di magari di non vincerle. Però per noi, soprattutto quella col Cosenza e Alessandria, erano partite da non perdere. E poi invece sono venute fuori 6 punti in queste due partite. Però diciamo che la squadra, tolto le due situazioni di Como e il colpo di testa sul calcio d'angolo, oggi poi in 270 minuti ha subito veramente pochissimo in termini di tiri in porta dai nostri avversari. Diciamo, questo modulo ci ha dato compattezza, e sappiamo che nei momenti in cui avremo bisogno di compattezza questo modulo può tornarci
può tornarci comodo. Ieri diceva vinciamo, no? La partita è importante, fare il risultato, chiudiamo la pratica virtualmente e poi, tra virgolette, divertiamoci nel finale di stagione, magari vediamo anche se riusciamo a proporre qualcosa di diverso. Adesso non gli chiedo di anticipare perché c'è ancora la sosta, quindi c'è il tempo di pensarci, però magari questo provare qualcosa di diverso è soltanto riferito alla posizione in classifica eventualmente, o magari anche, non lo so, qualche esperimento, qualche cosa. No, di... esperimenti fanno alla NASA. Noi io poi sulla terza media, se che gli esperimenti faccio anche fatica a farli. Quest'anno ho sperimentato parecchio. No, diciamo che più che ho sperimentato, ho cercato delle soluzioni, ho cercato di rendere tatticamente più facili le partite ai miei giocatori, perché c'è stato un momento dove magari eravamo un po' in difficoltà e magari dover ragionare tanto, dover fare, avere tanti compiti tattici poteva diventare ulteriormente gravoso. Quindi diciamo che siamo andati, il 3-5-2 è venuto fuori perché intanto perché volevamo dare solidità difensiva, perché le ultime trasferte, le ultime partite, insomma, ci avevano tolto un po' di certezze difensive e abbiamo voluto ricostruire quelle. Poi oltretutto andavamo a giocare con delle squadre che Cosenza 3-5-2, l'Alessandria 3-4-2-1, oggi hanno cambiato, hanno fatto 1-2, il Como 4-4-2, quindi tutti i moduli con cui con il 3-5-2 avremmo avuto poco da ragionare e molti duelli da fare e da cercare di vincere, e quindi abbiamo scelto quello. Ora divertirci, ma intanto io vorrei arrivare, ho sempre parlato di questi 50 punti, voglio arrivare a 50 punti per essere, per aver centrato quelli che erano i miei obiettivi l'anno scorso, vincere il campionato, e quest'anno fare almeno 50 punti. Poi una volta che avremo passato i 50 punti, se saremo bravi, che ci arriveremo prestissimo a questa quota, allora proveremo poi a rompere le scatole un po' a tutti. Hai parlato del blocco delle ultime tre partite, 7 punti, erano scontri diretti, ti chiedo la sosta. In questo caso è bene che ci sia, oppure forse era meglio non ci fosse stata, però ci abbiamo anche qualche acciaccato da recuperare, quindi può far comodo. Ti chiedo, dal punto di vista del lavoro, cosa fare, se ci sarà un amichevole, non so. No, penso che i ragazzi abbiano bisogno di staccare un attimo la spina, perché negli ultimi 40 giorni ci siamo praticamente sempre allenati, forse solo una volta siamo riusciti a dare un giorno di pausa, che comunque anche quello fa parte del recupero psicofisico. Quindi no, gli amichevoli non verranno organizzate, faremo una partita tra di noi sabato mattina per far giocare tutti, perché se vai a fare un amichevole devi far giocare 40 minuti tutti, se giochiamo fra di noi riusciamo a fare 90 minuti tutti, e abbiamo dei giocatori che ha bisogno di farli. Oltretutto, squadre contrapposte tra di noi è una partita di Serie B, quindi è sicuramente più allenante che andare magari in giro a fare delle amichevoli. E dovremo recuperare tanti acciaccati e poi valuterò, perché come tutte le cose, no? Poi dici ora siamo un po' più sereni, siamo un po' più sgombri, possiamo proporre anche qualcos'altro, magari di un po' più offensivo. Però io credo che poi alla fine i successi si costruiscono sempre, la Juventus degli ultimi anni è un esempio, da una grande solidità difensiva, soprattutto in un campionato dove non è che lo voglio sottovalutare, perché ci sono tantissimi bravi allenatori, sono tantissimi giocatori importanti, però mi sembra un campionato dove non ci sia molta voglia di giocarsi le partite. Vedo tante squadre molto attente giustamente alla fase difensiva e ripartenze o attesa degli episodi, comunque vedo tutta sta grande voglia di giocare, di aprirsi, di esporsi a dei contropiedi, no? Quindi se lo fanno allenatori più bravi di me, non vedo perché non dovremmo farlo noi, che a oggi insomma siamo una squadra che poi anche lì i numeri vanno sempre letti, no? Però abbiamo preso 46 gol, è vero che 5 e 22 li abbiamo, sono in 6 partite, perché i 5 di Ferrara, i 4 con l'Ascoli e il Pisa,
e i tre con Vicenza, Cosenza e Reggio Calabria fanno 22 gol in 6 partite, quindi poi se andiamo a sommare le altre siamo a 25 partite, 24 gol, insomma sono sempre tanti, ma comunque non, diverso sicuramente se uno estrae queste partite, sicuramente un rendimento diverso. Quindi deduco che si potrebbe fare, seppure con passare dei mesi, un po' di quel lavoro che non hai potuto fare durante la sosta natalizia, che non si è fatto nulla praticamente, pensiamo se mancano, no, quando fai 10 partite in 36 giorni non calpi i carichi, diciamo. Non devi andare a caricare, ma devi scaricare, devi andare in scarico, perché si va anche nel caldo, quindi ora andare a caricare ancora non sarebbe produttivo. Ora siamo, diciamo, mi pare appena a parte il turno infrasettimanale con Lecce, poi mi sembra che siamo sempre su una partita alla settimana, quindi noi caricheremo durante le settimane, però ora la cosa più importante è lavoro tattico, ma anche recuperare la maggior parte dei giocatori della rosa. Con la salvezza virtualmente acquisita, cosa si aspetta da una squadra più sgombra mentalmente? E poi chiedo, concludo, può essere Cittadella Ternana la partita perfetta per mandare un segnale? Non vogliamo andare in vacanza subito. Ma no, noi quello non lo dobbiamo pensare a prescindere dal Cittadella, cioè sarebbe dal punto di vista dell'immagine un messaggio bruttissimo e devastante se qualcuno pensasse che iniziano le vacanze. Anzi, con me lo metterei fuori rosa sicuramente se mi accorgessi che c'è qualcuno che pensa che sia iniziata, ma no, non credo neanche, quindi si sta parlando del niente, non credo. Io credo che i ragazzi vogliono riuscire, se come me, a fare il massimo, ottenere il massimo da questo campionato e vedere se riusciamo a togliere quel sì però, e abbiamo la possibilità di farlo in queste 7 partite. Anche perché guardando la classifica era i meri numeri, no? 15 punti, 16 punti di vantaggio sulla quintultima e solo 10 punti solo. Sono pochi, in 7 partite sono pochi. Però 10 punti di distacco dal Frosinone che oggi sta vincendo. Però con un dato, noi andremo ad affrontare nelle prossime partite 3 squadre che sono in ottica playoff, anzi molto di più in realtà. Però quelle che ci sono più vicine, penso all'Ascoli, al Perugia, lo stesso Frosinone. Quindi sono degli scontri diretti teoricamente, per cui darsi comunque un obiettivo, anche se complicatissimo, a salvezza di fatto ormai acquisita, perché 16 punti sulla quintultima mi sembrano veramente tanti, significa, come dire, averci comunque ancora qualcosa da giocare, crearsi delle opportunità che possono... Beh, io credo che al di là dell'obiettivo, che comunque non è semplice, io credo che in ognuno di noi ci debba essere l'amor proprio, che è un'altra cosa, che è quello di voler fare la propria professione con la massima professionalità, cercando di ottenere più punti possibili, cercando di trasformare quella che può essere la testa sgombra in un punto di forza e non in un punto di debolezza, perché stiamo già pensando all'anno prossimo. Quindi io l'orgoglio, la dignità, la professionalità e l'amor proprio, questi secondo me vengono ancora prima dei 10 punti sul Frosinone, dei 15 punti su non so chi sono neanche gli altri, perché fino ad oggi ho guardato un'altra parte di classifica. Io penso che chi fa questa professione, chi rappresenta una squadra di calcio, e nella fattispecie la Ternana, dove comunque la città si identifica molto e è molto dipendente dai risultati della squadra di calcio, penso che questo sia già un buon motivo per cercare di finire il campionato in una certa maniera. E poi ripeto, finire il campionato in una certa maniera vorrebbe dire avere anche delle opinioni diverse rispetto a quelle che magari possiamo avere in questo momento. 7 partite sono tante per poter far cambiare idea su questa stagione. Mister, due parole sui subentrati, oltre ad oggi
anche nella partita di Como mi sembra insomma che entrano molto bene a partita, in occasione di Collana a Como del rigore, oggi Mazzocchi gol, Partipiro l'assist per Martella, insomma questo è l'aspetto positivo nelle ultime gare. Aspetto positivo soprattutto per me, perché sennò poi giustamente uno dice ha sbagliato le sostituzioni, invece se entrano bene come è stato le ultime partite, sicuramente è una cosa che valorizza tutto il gruppo nella sua interezza e oggi anche oggi sono stati bravi tutti, perché comunque paradossalmente, per dire, la partita col Pordenone, partita di oggi nei primi 70 minuti, noi siamo sempre stati abituati tutti a vedere la Ternana vincere giocando un certo tipo di calcio e devo dire che questa metamorfosi giusta per questo campionato ci stiamo un po' abituando. Poi se voi mi chiedete se apprezzo, io sono per un altro tipo di calcio, però a volte bisogna fare di necessità virtù e ripeto, questo campionato lo sta vincendo chi sta dando tanto tanta attenzione all'aspetto difensivo, perché se voi andate a vedere la differenza tra noi e quelle davanti non è tantissima, noi abbiamo vinto 11 partite, quelle davanti ne hanno vinte tra le 14 e le 16, quindi non è tanta la differenza che c'è tra quelle davanti in termini di vittorie, no? Se noi avessimo magari qualche partita che abbiamo perso, avessimo qualcuna anche vinta, direi qualcuna anche, perché noi abbiamo perso delle partite che potevamo e dovevamo vincere, quindi vuol dire che noi stiamo creando, stiamo costruendo e che magari l'anno prossimo non ci sarà neanche tanto bisogno di fare delle rivoluzioni, ma basterà eventualmente un po' di rifiniture. Grazie, abbiamo terminato. In Serie B vincere giocando bene è difficilissimo. Per quello che vedo quest'anno sì, non vedo squadre che giocano... Io l'unica squadra che mi ha impressionato è il Frosinone, perché in 10, come dite a Terni, ci ha fatto Tribolà. Quindi poi il resto io vedo molte squadre che si difendono tutti in linea palla, ripartono in contropiede, attendono anche il 75esimo, l'80esimo, l'88esimo per vincere le partite. Non vedo in questo campionato lo Zeman della situazione, il De Zerbi della situazione, non vedo allenatori con queste diciamo caratteristiche, vedo tutti molto attenti, squadre molto abbottonate, si gioca poco a calcio, nessuno costruisce dal basso o pochi, e quindi questo è un campionato così, io sto sforzandomi di riuscire a capirlo, perché come l'ho detto io sono per un altro tipo di calcio, però la Serie B è questa e se si vuole essere protagonisti dobbiamo trovare la macchina giusta e guidarla nella maniera giusta, no? Perché andare con la macchina da Formula 1 a fare lì non è mai consigliato. Ghiringhelli ha preso un colpo alla caviglia, però ovviamente è presto per fare le valutazioni, riprenderemo martedì e martedì lo sapremo quello che è il problema. Grazie mille. Grazie.